si diceva in Ancona, adesso ha detto ad Ancona. Era giusto il tempo, adesso comunque sono Ancona. No, mi fa molto piacere essere qui, vengo ogni tanto, ho tanti colleghi più illustri e più bravi di me che hanno lavorato qui e ho scelto un tema, non ci ho pensato al titolo, no? Cioè come cavarsi nella grande confusione globale, non l'ho messa per caso, è un momento di confusione totale, però prima di cominciare, voglio fare una breve osservazione, riprendendo quanto ha detto il rettore, soprattutto ai giovani. Ormai mi riesce difficilissimo spiegare l'importanza della pace, no? Come ruolo per queste cose. Quando mi parlo di questo, i ragazzi mi guardano con un dito in mano. E invece, e solo pensando a questo che si possono fare atti di coraggio, no? Pensate quando è nato l'euro. Mi ricordo che io chiesi al cancelliere tedesco, che era Helmut Kohl, gli ho chiesto: ma come mai stai facendo una battaglia in favore dell'euro che i tuoi concittadini non ne vogliono sapere? E lui mi disse: sì, i tedeschi non vogliono l'euro, ma io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Non mi ha dato una spiegazione banchiera, perché mio fratello è morto in guerra. Questo volevo ripetere quello che il professore ha detto prima, perché guardate, se noi non ci rendiamo conto che siamo in fronte a delle scelte decisive, non capiamo niente, insomma, è che questi 70 anni di pace sono stati conservati perché alcune persone hanno capito che cos'era la guerra e le conseguenze che avrebbero. Chiuso questa parentesi iniziale. Allora, cos'è questa confusione globale? Perché c'è un cambiamento nel mondo che pochissimi stanno considerando, ma che è un cambiamento nel mondo, cioè un diffuso desiderio di autorità che sta mettendo in crisi tutti i sistemi democratici. Quando parlo di questo non parlo assolutamente soltanto dell'Europa o dell'Italia, tanto meno, parlo di tutto l'Europa. Ormai, pensate, le Filippine, c'è un autoritarismo fortissimo con un appoggio popolare enorme. La Cina è aumentato l'accentramento del potere, quando già il presidente cinese domani partiti del governo e preso il governo e tutta l'amministrazione sostanzialmente ha ulteriormente aumentato il potere nell'ambito economico, oltre al controllo dell'esercito, servizi segreti, tutto. E poi possiamo andare in tanti altri posti, è aumentato in Russia, pensate alla Turchia. Quando io mi ricordo quanto salutavo Erdogan come il nuovo democratico, quello che avrebbe continuato la rivoluzione democratica di Ata Turk, ma liberando dall'esercito il controllo che aveva sul governo, e poi l'Ungheria, la Polonia, negli Stati Uniti, l'elezione di Trump è un desiderio di autorità. Questo fenomeno, ricordate che è più importante di quello che noi non pensiamo per capire il mondo. Lo spartiacque, io simbolicamente nell'ottobre dell'anno scorso, perché ogni passato è un simbolo, no? Anche se sono fatti continui, in Cina, tutte le volte che ho avuto colloqui con massimi dirigenti cinesi, loro amavano definirsi i paesi in via di sviluppo, ribadendo il loro regime, il comunismo, il problema, rifiutando ogni critica sui diritti umani, ma dicendo alla fine deve capire che noi siamo un paese in via di sviluppo, eccetera.
Il discorso del presidente cinese a ottobre al pleno del Partito Comunista è stato molto semplice. Voi, democrazie liberali occidentali, non consegnate, noi consegniamo. E il mondo futuro guarda a noi e non guarda più a noi. Quindi è cambiato un'epoca, uno spartiacque nella storia dell'umanità. Naturalmente, ripeto, non è questo. La storia non cambia, così, ma era per darvi un'idea simbolica del grandissimo cambiamento che noi abbiamo avuto, che sta già provocando conseguenze estremamente, estremamente forti. Pensate alla Nuova America. La Nuova America è un cambiamento di questo tipo, è una delega completa, molto più forte che in passato al Presidente e conseguenze profonde nella struttura mondiale in cui America First è diventato, prima era un voto elettorale e molti pensavano che sarebbe stato esaltato dal fatto elettorale, è diventata una linea politica. Ma America First vuol dire che l'Italia dovrebbe essere second, third, fourth, che stava dietro, e cioè che tutto un ordine mondiale doveva essere in qualche modo cambiato, ed è quello che coerentemente, devo dire, anche se nella confusione personale, oltre che in quella globale, Trump sta facendo quello che lui ogni giorno nella sua politica fa. Lo fa in economia, lo fa nella gestione dei rapporti con gli altri paesi e lo fa nella politica militare, cioè un ritorno ad una politica nazionale e simbolicamente per noi la cosa più importante è stata all'ultima riunione della NATO in cui ha insultato tutti i paesi europei, cominciando dalla cancelliera tedesca. Un cambiamento assolutamente radicale. Se voi pensate, il rapporto che c'è sempre stato fra Stati Uniti ed Europa, addirittura un rapporto anche con degli aspetti discutibili, pur avendo partite garantendo ancora la pace al mondo, pur con degli aspetti discutibili, perché sostanzialmente tutti i leader europei nella storia della guerra hanno fatto la gara per compiacere e per allinearsi di fronte alla politica americana. Per lungo tempo è stata la Gran Bretagna, l'ovvio paese, il parente, amico degli Stati Uniti, ma pensate agli ultimi otto anni di Obama, sono cominciati con un rapporto con gli Stati Uniti e sono finiti con Obama che riconosceva il primato germanico e che non telefonava più per il ministro britannico ma la cancelliera tedesca. E in un'America che stava già cambiando, vediamoci, la tradizione dei presidenti americani era di legame stretto con l'Europa, fino alla famiglia Bush con rapporti estremamente stretti. Obama non aveva avuto rapporti con l'Europa, ma aveva studiato in Europa e quindi si era affezionato. Voglio dire, Clinton, Obama invece non ha alcun rapporto con l'Europa e mantiene una posizione di spostamento verso l'Asia che si complica con Trump, che addirittura rompe in modo formale i rapporti con l'Europa, pur conservando ovviamente questa l'alleanza militare della NATO, ma perché vedete non è solo il discorso suo, dovete spendere più per la difesa, che può essere un discorso, ma il suo discorso è semplicemente dovete spendere di più per aggiustare la nostra bilancia commerciale, non è un discorso neutrale sotto questo aspetto. Ma il cambiamento del mondo però, ecco, non ha quello americano, quello che vi ho detto, ma il grande cambiamento è che quando cadde l'Unione Sovietica uscì un famoso articolo della
fine de, sulla fine della storia, no? Perché gli sarebbe stato il secolo americano, e in 20 anni è cambiato tutto, l'errore della guerra in Iraq, l'attenzione della politica del Medio Oriente continuativa, e si è accompagnata da altri due fenomeni del tutto inaspettati. Il primo, la rinascita della Russia, che rimane un paese infinitamente più fragile, più debole, più povero degli Stati Uniti, ma con una capacità politica di mediazione e di movimento che dava di nuovo rimessa tra i protagonisti del mondo, pur avendo pensato che le spese militari, comunque l'aumento delle spese, il totale delle spese militari russe, credo che l'Italia, potrei sbagliare di qualche cifra, all'aumento delle spese americane di quest'anno, per dire come le cose sono più bilanciate. Ricordate che nel cambiamento del mondo che vi spiegherò adesso, rimane dal punto di vista militare, gli Stati Uniti, ancora la potenza dominante, hanno tra il 40 e il 45% di tutte le spese militari del mondo. Quindi, però non posso più esercitare questo loro ruolo, perché la Russia nel Medio Oriente è diventata indispensabile, e soprattutto perché la Cina ha una parola nel mondo di oggi che era del tutto impensabile. Che ruolo? La Cina oggi ha prodotto un acciaio identico a quello americano, più o meno, però sono 5 volte le unità di più, vuol dire che pro capite hanno un quinto rispetto all'americano. Ma il cambiamento non è stato solo la crescita continua a due cifre, oltre il 10% fino a 6 anni fa, e tra il 6 e l'8% dell'ultimo periodo. Il 6 e l'8% ha un paese a medio livello di reddito, molto di più ovviamente che il 10-15% in un paese povero. Non è stato solo questo, ma è un grandissimo cambiamento tecnologico. Cioè la Cina di oggi si spinge nella tecnologia e fa la gara agli Stati Uniti con le imprese più avanzate nel settore delle comunicazioni, nel settore, tutti i settori più moderni di soft power che vengono da sui tamoni. Questo è un cambiamento assolutamente, assolutamente rivoluzionario, no? Nella storia. E, che si accompagna con una redistribuzione della struttura produttiva, cioè ormai la Cina spende al suo esterno le produzioni a bassa intensità di tecnologie di capitale, vanno in Vietnam, vanno in Etiopia, vanno in tutto il mondo, e rialza il livello della tecnologia, mettendo 11 settori in cui pensa di avere il primato mondiale entro un periodo di 20 anni, anzi inferiore ai 20 anni. Questo ha cambiato radicalmente, ma ha radicalizzato anche la politica mondiale. Cioè la vera tensione ormai è fra Stati Uniti e Cina. E quello che caratterizza il cambiamento totale, cioè gli Stati Uniti guardano all'Asia, la Cina guarda agli Stati Uniti, il problema famoso delle guerre del Peloponnese, di una potenza ascendente, di una potenza reale, è il problema del futuro dell'umanità. Gli storici si sono creati a dire che su 16 casi che sono successi nella storia è di questo tipo, in 12 c'è stata la guerra tra le grandi potenze, in 4 c'è stata la pace, ognuno poi si diverte ad analizzare il futuro, ma tanto poi non ci prendono mai, di fatto il cambiamento è in corso ed è inarrestabile, con caratteristiche estremamente diverse, perché uno dei discorsi che viene fatto, no, che poi ci interessa, lo vedremo dopo, è il problema alla Cina, va in Africa, va in America Latina, ma prendete i due grandi contraenti del mondo, no? I due
competitore del mondo. Non ci potrebbero essere due paesi più diversi fra di loro. La Cina ha il 7% delle terre arate del mondo e il 20% della popolazione del mondo. Quindi finché soffrirono la fame e non mangiavano, andava tutto bene. Adesso che mangiano, cioè, in pochi anni, dai 20 kg di carne all'anno sono già arrivati a 57-58 e tutto. La Cina cosa fa? Cerca fuori dalla Cina quello di cui ha bisogno. E quindi petrolio, cibo, agricoltura e materie prime. Gli Stati Uniti sono tutto l'opposto. Gli Stati Uniti ormai con lo shale gas hanno anche l'autosufficienza energetica. Dal punto di vista dell'agricoltura sono tradizionali esportatori, materie prime un po' ne portano qua, un po' ne portano là, non hanno nessun bisogno, però capite come siamo entrati in una logica folle. Che il più grande paese comunista del mondo è per il libero mercato, e il più grande paese capitalista del mondo è per la chiusura dei mercati, no? Che se uno rimane legato all'ideologia non capisce mica più niente. Questa grandissima evoluzione dei fatti che Trump ha interpretato, teniamoci, in modo nazionalista, in modo pericoloso, ma che ha interpretato, che sta facendo cambiare radicalmente la natura con alcuni fenomeni economici veramente, veramente impressionanti. Cioè, chi comanda nell'economia, no? Chi comanda nell'economia? Io di solito quando ho riflettuto su questo con gli studenti, a cui siete tutti sapienti, ma permettetemi di ripetere, qualcuno non l'ha già sentito, analizzo la storia, no? Che cosa significa la frammentazione o la concentrazione della storia. E dico, nel Rinascimento, noi italiani, gli stati italiani erano primi del mondo, non c'è alcun dubbio, non è detto le carte, i tirocchi, gli altri della guerra, tutto. La Toscana e la Cina, secondo gli storici del 500, no? Io avrei detto il pro capite più alto di tutti è la Cina, quindi i cinesi sentono la crisi di oggi come un ritorno, non lo sentono come un passaggio, lo sentono come un ritorno, e questo psicologicamente ha una differenza enorme. Vabbè, dicevo, per l'italiano, poi è venuta la prima globalizzazione che è stata scoperta da me, noi non ci siamo mica messi assieme, e non siamo più stati capaci di costruire i nuovi galeoni e le nuove caravelle che dovevano andare da lei. Cosa è successo? Che l'Italia è scomparsa per 4 secoli dalle carte geografiche. Allora, adesso ci sono questi due grandi imperi che hanno il ruolo di quello che era l'Inghilterra, la Francia e la Spagna nel Rinascimento. E questi due grandi imperi comandano il mondo. I galeoni, che cosa sono i nuovi galeoni? Sono Google, Apple, Alibaba, eBay, Tencent, sono tutti cinesi e americani. E se voi vedete la classifica di chi comanda il mondo, i fatturati, i profitti, voi vedete che non ci sono più i manifatturieri di 20 anni fa, la General Electric, la General Motors, la Volkswagen, ci sono solo questi nuovi che comandano non solo la tecnologia, non solo il fatturato, ma la tecnologia e il progresso tecnologico. E non c'è nessuno europeo. Come gli Stati italiani, la Germania, la Francia, l'Italia, non hanno nessun bisogno per il loro mondo. Allora, quando mi sentite perorare in favore dell'Europa, con tutti i problemi, con tutti i difetti, con gli errori, con le stupidaggini fatte in questi anni e gli egoismi, però storicamente vogliamo scomparire del tutto o no? Siamo ancora la prima entità manifattura, come singolo paese manifatturiere prima la Cina, ma se mettiamo insieme tutta l'Europa siamo ancora il numero uno nella produzione industriale e il numero uno nell'export, non è che l'Europa il muscolo non è può usare, perché non è un
in questo nuovo quadro di confuso del globale. Ecco perché è una necessità storica dell'Europa. Poi è chiaro che se continuiamo così non ci sarà, perché se negli ultimi anni sono fatti passi indietro enormi, passi indietro ma istituzionali nella realtà, cioè voglio dire, quando io presento la Commissione Europea, la Commissione era il centro e tutti gli altri giornali guardavano la Commissione che rappresentava l'aspetto sovranazionale. Oggi tutti guardano le riunioni del Consiglio. Il Consiglio cosa rappresenta? I singoli paesi, non rappresenta più l'aspetto sovranazionale. Allora, quando voi fate il Consiglio per rappresentare i singoli paesi, chi comanda in quel Consiglio? Quello che è il muscolo più forte. E allora, durante tutta la crisi economica, ha comandato la Germania. Spiegazione assolutamente logica a Bruxelles. Hanno comandato i tedeschi. Poi, la storia si vendica le sue cose, in Germania è successa un'evoluzione che nessuno si aspettava, ma che è parte del discorso che vi facevo prima, cioè che la Germania ci metta sette mesi a fare un governo e poi prendere il terremoto di Messina, insomma, no, è un fatto assolutamente incredibile. E perché? Perché le società si sono diversificate, c'è appunto questo desiderio di autorità di cui vi parlavo prima, la struttura elettorale tedesca proporzionale è complicatissima nelle alleanze, per cui la febbre della Germania improvvisamente è salta fuori dalla faccia, estremamente più debole dal punto di vista economico, con un sistema elettorale che non permette a un'autorità democratica, intendiamoci democraticissima, però di svolgere quel ruolo di consegna, no? Che i cinesi riproveravano alle nostre occidentali. E comincia questo strano ultimo balletto dell'Europa che ha delle confusioni e confusioni, cioè io pensavo che Macron, arrivato al potere in modo intelligentissimo, inaspettato, in una circostanza per lui fortunatissima, perché è arrivato al potere dopo che se n'era andata la Gran Bretagna. Che cosa voleva dire? Che era rimasto l'unico paese europeo a avere l'arma nucleare e il diritto di veto alle Nazioni Unite, che sono due strumenti fondamentali. Io, vedendo che aveva vinto le elezioni facendo suonare l'inno europeo, dico: ragazzi, andiamo tutti bene, no? E cosa farà Macron? Farà l'esercito europeo, e siccome, come tutti abbiamo studiato quando studiavamo scienze politiche, lo Stato moderno è arrivato da Vestfalia a due pilastri, l'esercito e la moneta l'abbiamo fatta, ci mettiamo l'esercito e facciamo l'Europa. Non abbiamo mica fatto i conti sulla Francia. E Macron, in questo anno e mezzo, è stato leader europeo, è stato leader francese, e allora anche cominciare, si è impadronito della politica estera europea per la legge tedesca che descrivevo prima, e l'ha usata a servizio del proprio paese. In Libano succede che il primo ministro libanese, per la crisi interna, scappi dall'Arabia Saudita, Macron lo apre, lo porta a Parigi, poi lo porta a Beirut. Manco la telefonata al primo ministro italiano, mentre siamo noi che stiamo tenendo le truppe di pace in Libano, per grazia di Dio, quell'angolo è uno dei pochi in pace, anche se ci stiamo sacrificando, non si è manco guardato di fare. E questo paziente lo dice: beh, l'Italia poveretta, ma bombarda la Siria e non avverte i tedeschi. E ultimamente fa una conferenza sulla Libia mettendo su sto puntino gli italiani e gli altri. A questo punto che cosa sta succedendo? Che i tedeschi dicono benissimo, lui si monopolizza la politica estera, io mi monopolizzo ancora di più la politica economica e blocco tutte le evoluzioni che ci possono essere. E allora, invece di avere un'Europa famosa, descritta da tutti gli analisti, un motore con due pistoni, abbiamo due motori a un pistone,
mica la stessa cosa, no? Sono come i vecchi trattori che vanno, sì, con un pistone solo, ma insomma non hanno un battito molto regolare. Ecco allora la necessità di ricomporre gli interessi comuni su cui siamo ancora lontani. Cioè, se lo vogliamo dire, io sono un ottimista sull'Europa per il discorso storico che vi ho fatto prima, per l'assoluta indispensabilità. Non faremo come l'Italia, spero, nel Rinascimento, ma però oggi abbiamo una divisione che ci rende anche molto fragili di fronte agli altri. Cioè abbiamo alcuni stati ferocemente antirussi, come tutti gli stati baltici e la Polonia, abbiamo altri più possibilisti come l'Italia, abbiamo altri come la Germania che non si capisce che cosa facciano, perché da un lato vogliono le sanzioni con la Russia e dall'altro costituiscono insieme alla Russia il più grande gasdotto che ci sia oggi in costruzione al mondo. E poi abbiamo una parte est dell'Europa che sta trattando direttamente con la Cina, cioè anche questi fenomeni che sono poco analizzati, ma la Cina intelligentemente col principio di Rete Timbra cosa fa? Un accordo speciale con i cosiddetti 16 più 1, di cui uno è la Cina, e 16 sono paesi europei, 11, 11 appartenenti all'Unione Europea e 5 dell'Europa dell'Est fuori dall'Unione Europea, con i quali la Cina ha un rapporto speciale, e cioè investe, compra il porto del Pireo, investe per la ferrovia che va Atene, Budapest, Vienna, mare dell'Austria e della Germania, e investe in Romania in quel treno e contribuisce ad un'ulteriore divisione, all'ulteriore confronto normale della divisione europea. Secondo me non interpretato l'interesse futuro della Cina, perché l'interesse della Cina è trattare con l'Europa tecnologicamente avanzata, per trattare con Germania, con Francia, con Italia, no, però di fatto, almeno in questa fase storica, porta avanti questa divisione. Ecco allora la descrizione della frammentazione che vi ho fatto non è artificiale, è assolutamente, assolutamente normale, no? Con cambiamenti anche in alcune direzioni, ma dal punto di vista geografico, come vi dicevo, un enorme interessamento della Cina nei confronti dell'Africa per la sua necessità, e un Medio Oriente in cui viviamo nella contraddizione orrenda che se non c'è un rapporto stretto fra Stati Uniti e Russia, le tensioni continuano e il rapporto fra Stati Uniti e Russia non c'è. E quindi questa Medio Oriente che è la parte più sofferente del mondo. Noi dobbiamo aggiungere, affiancare a questo l'aspetto economico nuovo, conseguente di quello che vi ho detto, cioè l'inizio delle guerre commerciali, che fino a 2 anni fa non ce ne sognavamo neanche, e che intendiamoci hanno l'aumento del commercio internazionale è stato il punto fondamentale del nostro sviluppo. Se non ci fosse stato il commercio internazionale saremmo infinitamente più poveri, quindi non è una cosa da poco, no? Il WTO, c'è la World Trade Organization, l'Organizzazione del Commercio Internazionale, è riuscita a fare sviluppare le economie mondiali. Allora è cominciata, come vi dicevo prima, una tensione crescente fra Stati Uniti e Cina, per ora ancora sotto controllo, ma attenzione che le guerre commerciali, quando cominciano, nessuno sa dove finiscono.
L'unico aspetto positivo che io credo rispetto agli anni 30, in cui sono state anche le guerre commerciali a causare le guerre mondiali, l'unico elemento positivo è quella che gli economisti chiamano la catena del valore delle imprese, cioè abbiamo nel mondo alcune grandissime imprese, quelle che vivono il carro ad esempio, o tante altre, che ormai sono diventate globali loro e non riuscite più a distinguere dove abbiano un pezzo di produzione o un altro. Se voi prendete l'Apple, qualsiasi telefonino o il tabloid, che cos'è? È montato in Cina, assemblato in Cina da una piccola impresa di 1.100.000 addetti. I chips sono il 70% coreani, un 20-30% europei, il disegno è il marketing americano e anche l'innovazione. Allora, e le case automobilistiche ormai hanno imprese dappertutto, via 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 moltiplichiamo questi rapporti. Allora, quindi il mio pessimismo viene temperato dal realismo, dico, ma c'è un momento in cui questi interessi si trasformano in politica, arriverà pure il momento. Finora invece la politica, allora dice, ma perché Trump fa così? Ma se voi esaminate le prime imposte che ha messo, sono negli stati, come si chiamano, gli stati di bilanciamento, gli stati in competizione alle prossime elezioni di medio termine, cioè ha protetto l'alluminio, ha protetto l'acciaio e protegge le produzioni proprio, cioè è in questa nuova situazione della politica interna, che è sempre stata ovviamente prevalente sulla politica estera, dobbiamo essere onesti, ma diventa addirittura dominante, rendendo ancora più complicato l'andamento delle cose. Ecco, in questo quadro vorrei terminare la svelta perché piacerebbe se dopo c'è un po' di dibattito, no? Se ne avete voglia o meno, almeno in ambiente. Abbiamo anche i problemi che ci riguardano ancora più direttamente, cioè non abbiamo avuto una sola guerra che ha toccato l'Europa negli ultimi tempi, la lunga, no? Siria e Libia. La guerra siriana è ancora in corso, come ho detto, con le sue tragedie, con problemi del tutto indefiniti, e speriamo che in qualche modo ci sia qualche fatto nuovo. La conseguenza dell'immigrazione che questa guerra portava è stata in qualche modo tamponata da una convenienza della Turchia a fare da tappo in cambio di denaro da parte dell'Unione Europea, cosa che non c'è in Libia, perché non c'è nessun paese che abbia interesse a fare da tappo fra la Libia e l'Italia. Quella di Libia, su cui io ho sempre espresso, ripeto ancora, un giudizio severissimo, cioè la Libia, tutti sapevano che Gheddafi era un dittatore, non è per questo che è stata fatta la guerra di Libia. Quando è cominciato, quando i francesi l'hanno cominciata, io malignamente l'avevo definita la guerra totale per via della benzina, no? E poi mi sono accorto
quando sono stato delegato dell'ONU in un Israele che era ancora più complicata, cioè Gheddafi, vedete, è un dittatore durissimo, però ha avuto i lunghi decenni del suo potere divisi come in due fasi. Nella prima fase lui ha sempre cercato un'espansione militare in tutte le zone vicine. Gli inglesi lo definivano un troublemaker, in italiano si direbbe un casinista, no? Nella tradizione. E allora cominciava, allora promuoveva tensioni negative, tutta tensione con l'Algeria. Insomma, a un dato punto si è accorto che non dava forza, che non riusciva in niente. Io in quel momento ero Presidente della Commissione Europea, feci personalmente un'azione abbastanza lenta, lo invitai a Bruxelles, cosa che mai era successa, no? Arrivò con la sua tenda, tra l'altro pioveva, dico, ma Presidente delle donne qui dice, non stanotte in albergo, no? Ma comunque, gli americani e gli inglesi si mettono in tensione, dopo un mese non si poteva più parlare con Gheddafi, perché tutti gli americani e gli inglesi lo vogliono fare commerci, quindi si era messa a posto una situazione, messa a posto, però. Ma come è successo? Che Gheddafi vuole darlo a diventare il re dell'Africa, lo dico con molta semplicità, ma ha cominciato a investire in tutte le zone francofone, ripeto, francofone, a sud della Libia. E ha delle influenze. Vedere l'Unione Africana, l'Africa, 1 miliardo di abitanti, la Libia prevedeva il 25% del bilancio dell'intera Unione Africana. Quindi è proprio una vera politica, no? E, dopodiché c'è stata la guerra, ecco. E dico, non ho gli strumenti per dire, però tutti i giornali hanno riportato che poche settimane prima, pochi mesi, 3-4 mesi prima dell'inizio della guerra, c'è una serie di rapporti di un certo signore, Sidney Blumenthal, che era funzionario del Dipartimento di Stato, attualmente dirigente della Fondazione Clinton, alla segretaria di Stato americana Clinton, che dice: signor segretario, Gheddafi sta mettendo da parte 150 tonnellate d'oro più tanti miliardi per sostituire il franco francese africano col franco africano. Ecco, questo è il quadro in cui. E praticamente per noi è stato un cambiamento grosso, perché voglio dire, non crediate che il problema dell'immigrazione è un problema, non ci fosse anche allora. Quante volte Gheddafi mi ha minacciato di mandarmi dei barconi di migranti. C'era però un accordo, c'era un dialogo, un dopo test, un trattato di amicizia, tutte le cose che si fanno in diplomazia, questo non è mai avvenuto. No? Dopo la rottura, il paese, che non era un paese democratico, non era un paese unito dalle istituzioni, era un paese tenuto di 100 tribù tenute in mano, e scoppiato tutto ed è quello che ha avuto. Per cui è inutile cercare la pace in Libia mettendo d'accordo anche i due governi. La pace in Libia si è solo mettendo attorno a un tavolo tutte le tribù che compongono la forza di quel paese. Ma è chiaro che ci vorrebbe anche su questo la politica europea armonica, unita e così via, e questo ancora non c'è, mi auguro che avvenga in futuro. Ecco, ho fatto questa digressione soprattutto perché interessa molto l'italiano, ma in secondo luogo perché guardate quanti prezzi laterali si pagano con la mancanza di unità, di armonia e unità europea. Ecco, questo era il discorso che io
naturalmente ho parlato anche troppo, quindi adesso termino con una sola riflessione, un po' di utopia se volete, ma se noi vogliamo il cambiamento dell'Africa, l'Africa che è il continente più sofferente del mondo, ma anche il più diverso, se voi pensate, vi do un dato solo per non annoiarvi, ma l'età mediana in Italia, cioè tanti più vecchi quanti più giovani di quell'età, è 47 anni. Nel Sub-Sahara è 17 anni e mezzo. Allora, è inutile che vi facciate i commenti. Questo è il mondo in cui noi viviamo. Allora, certamente il problema, aiutiamo a casa loro, il problema serio deve essere un problema di linea politica. Ma ci vogliono i soldi e la volontà politica. Secondo me, l'ho scritto in un'intervista recentemente, l'unica cosa, se noi vogliamo che l'Africa, dobbiamo mettere assieme le due grandi entità economiche che hanno interesse allo sviluppo dell'Africa. Cioè, se Cina ed Europa non si mettono assieme per investire in Africa, non c'è da fare. Poi potrebbero essere anche gli Stati Uniti e la Russia, ma non hanno l'interesse che abbiamo noi, no? Per l'Africa occorre anche loro, la Russia e gli Stati Uniti hanno un interesse strategico per l'Africa, militare, ma non hanno l'interesse nella vita quotidiana, come per motivi diversi abbiamo noi dei cinesi. Allora, qui bisogna cominciare anche un po' a sognare, ma a fare in modo che questi sogni vadano anche delle cancellerie, o noi facciamo così, o costruiamo una tragedia futura ancora più grande già della tragedia che abbiamo oggi. Ecco, mi fermo qua, credo di confusione di averne fatto abbastanza, adesso vediamo un po' di chiarire.